Corriamo verso il finale, cioè manca ancora un po', però. No, ma non so neanche a metà, siamo neanche a metà, signora. Io non so se è la camicia che stringe e fa arrivare il sangue al cervello, ma non siamo neanche a metà. C'è gente che domani mattina deve andare a messa, dai, Gordo, vediamo. Cioè... Tutto bene? Qualcuno, avrei bisogno di qualcuno, alzatemi la mano. Vado a prenderli? Allora, vado a prenderli. Sì, grazie, allora. Prego. Abbiamo lui, maschi, femmine, omosessuale, cosa vuole? Però non vorrei solo bambini, perché poi Lara Mottola li ammazza e non è... Prego, grazie. Dottore, vuol venire? No. Dottore? No. Dottoressa? Ma lei sì, lo so. Un applauso, un applauso! Abbiamo un altro. Vieni. No, basta, quattro, basta, sono troppi. Allora, uno, due, tre. Allora, faremo un'eccezione, nel senso che questa che stiamo per vedere, tornate pure ai microfoni così la spiegate, è una, voi sarete a disposizione degli attori, perché stiamo per vedere una puppet, sì. Umani. Sì. Allora, tutto il pubblico sul palco. No. Che cos'è una puppet umani? Allora, questi attori avranno la possibilità, dillo pure. No, lascia andare Garelli, che lui la saprà molto bene questa parte. No, va bene, allora gli attori hanno la possibilità di muovere a loro piacimento i gentili signori del pubblico e anche di fare le loro voci. Quindi potete. Faccio un esempio, lo faccio vedere con lui che lo vedo molto disponibile. Mi si, si chiama Beppe, si chiama Beppe. Papà Beppe, allora Beppe, grazie. Noi teniamo voi terrete i polsi e potete muovere liberamente i puppet. Quando schiaccio il polso, tu muovi la bocca e io parlo. Sono gay! Ok? Esattamente così. Questo è quello che voi potrete fare con loro usandoli a piacimento. Ricordiamo i nomi: Beppe, Alessandra, Angela, Enrico. Fabio, ma adesso sarete chiunque loro vorranno in questa puppet umani. Voi siete pronti? Ne avete sei a disposizione. Voi fate un passo indietro quando loro decideranno. Veramente sono cinque, signor arbitro. Io non vorrei contraddirla. Ma ancora sono cinque, stavo dicendo. È la camicia. È la camicia. Mi dite. Che cazzi tuoi? Allora, visto che ho il caro aiuto, gli è rimasto la roba di prima. Cosa hai messo nella macchina? Basta, no, no, ma devo dire questo. Cosa hai messo nella macchina del fumo? Ma ci tolgono la sovrasta. Mi dici un luogo aperto? Cazzarini, un luogo aperto voglio. L'Everest sarà il tema di questa improvvisazione con questi 5 puppet umani a disposizione. 5, 4, 3, 2, 1, cash! Coraggio, pianifichiamo l'escursione sull'Everest. Madonna, io volevo solo andare al banchetto. Ma sei pazzo? Non ti sembra un po' azzardato l'Everest? Ti è un cerfone. Bravissimo! Io dico che andiamo sull'Everest! Noi andiamo sull'Everest! È un ventriloquo il personaggio di Lara! Sai che ti dico io? Venga di sta là! Cima! Cima!
ascoltare me, chi dorme qua? Allora, di signore di nome Franzi, di ragazzo commercialista e di altra signora del pacchetto nazista. Io voglio quella di 90 anni! Io voglio quella di 90 anni! Prendi e facci ciò che vuoi! E vai di nuovo brodo! Aspetta! Dobbiamo prima parlare! Perché? Dobbiamo dirci delle cose interessanti e forse comporarci, soltanto dopo potrai mangiarmi! Buttatela giù! Vai, spingi giù, signore, non andare a rompere il mio piede! Adesso, tocca a te! Vedi di starci, se no fai la fine della vecchia! Ecco! Adesso, non dopo te la vedrai con me! Vai, dopo! Si chiude così! E diamogli un nome, ricordiamo i nomi: Beppe, Alessandra, Angela, Enrico, Fabio, un applauso! Anche il pubblico sta improvvisando, ricordiamo, eh!